Un salve a tutti quanti e benvenuti in questo nuovo episodio da Let's Play di Kirby's Adventure per Wii. La musica del mondo 7 è awesome. Livello 1, let's go. Anche se sono nel mondo 7, mi sembra di essere un po' nel mondo 1, perché da un sacco che non gioco a Kirby. Beh, a Kirby's Adventure per Wii più che altro. Non posso neanche usare la scusa che non gioco da un sacco, quindi farò schifo, perché di recente è uscito Kirby Robobot e tipo Kirby Triple Deluxe, Kirby Robobot e Kirby's Adventure per Wii hanno più o meno tutti quanti gli stessi controlli, quindi dire che è da un sacco che non gioco è... non è vero. Fuck you! Qualcosa mi ha colpito due volte, wow. Quindi se faccio schifo e basta. Non posso neanche più usare come scusa. Beh, certo, non ricordo i livelli, però sì, se faccio schifo è tutta colpa mia. Non è colpa del fatto che non gioco da solo. Tra l'altro Kirby Triple Deluxe e Kirby Robobot mi sono piaciuti un sacco, perché posso anche parlare di Kirby Triple Deluxe, è vero che è da veramente tanto che non gioco. Holy shit! Caricavo ancora video quando era uscito Triple Deluxe. Non lo so. Sta di fatto che sono usciti due giochi di Kirby dall'ultima volta che ho effettivamente giocato a Kirby. Cioè, che ho giocato a questo gioco. E Kirby Triple Deluxe era fighissimo. Anche Kirby Robobot mi è piaciuto un sacco. Il mio preferito probabilmente rimane Fuck Me. Fuck Me. Questo è quel che accade quando fai schifo ai videogiochi. E quando soprattutto parli e non ti concentri sul gioco. Comunque dicevo, Kirby Triple Deluxe tra i tre è quello con la storia e i livelli che mi sono piaciuti di più. Però le meccaniche... Diciamo, io adoro le mega abilità. Fuck me! Holy shit! Mi sono fatto colpire quasi di nuovo. Io adoro le mega abilità e per questo che mi piace un sacco questo gioco in particolare. Kirby Robobot era carino, però diciamo che tra i tre, in realtà li adoro tutti e tre, primo ingranaggio, yay, in realtà li adoro più o meno tutti e tre, ma boh, forse questo mi piace di più semplicemente perché è il primo e adoro le mega abilità appunto. E tra l'altro adoro che Kirby adesso nel nuovo Smash ha come mega, come Smash... La fuck me. Riesco a comunque. Yes, ok. Tentiamo la fortuna. Vediamo cosa esce. Diciamo, nel nuovo Smash Kirby ha come Smash finale. Oh, Elettro, come on. La mega spada, che è fighissima. L'elettro qui è veramente facile. Perché posso. Sono immune a tutto. L'elettro è una delle abilità più broken di sto gioco. Guardate, sono immune a tutto. Beh, è chiaro, se vado a sbattere contro il cannone no. Però sono praticamente immune a tutto. Se non sbaglio lo fa di nuovo. Sì. Oh, fuck me. Ah. Ok. Uccidiamoti e basta. Bam! Abilità elettro, broken. E l'ho giocata anche malissimo. Ok, qui abbiamo l'abilità acqua. E una chiave. Attenzione al tizio che ti insegue per la chiave. E voilà, stanza segreta. Cosa c'è qui dentro? Vediamo. Oh god. Ok, qui bisogna stare attento perché se perdo l'abilità acqua... è andata. Ok, è andata, ce l'ho fatta. Oh god. Ok, ce l'ho fatta, più o meno. Devo soltanto... perfetto. Ok, adesso prendiamo la chiave. Ciò che facciamo è aspettiamo che il tizio arrivi. Guarda, non voglio neanche ucciderti. Ti lascerò... fuck you. Non volevo neanche ucciderti e mi hai colpito comunque. Guarda, devo... se non sbaglio qui sotto c'è qualcosa. Non ricordo cosa, ma... oh, un maxi tonnello, perfetto. Ok. Salve, scusi, e passo sotto, arrivederci. Grazie per l'ingranaggio. Siamo... ci sono 5 ingranaggi in questa... oh, fuck me.
Perché ho lasciato... Whatever. Che abilità Frost. Questa parte non la non ricordo questi livelli per niente. Giocare ad un gioco dopo così tanto tempo è come giocarci per la prima volta, perché davvero non ricordo quasi niente. Ricordo le cose basi, diciamo, e alcune cose molto specifiche nei livelli. Ok, abbiamo l'abilità tornado, che non voglio sinceramente, perché è un po'... In realtà non è male, non era una così male idea prenderla. Stavo dicendo una cosa e mi sono interrotto e non mi... Oh, una vita c'è lì sotto. Non mi serve la vita, perché tanto si resettano le vite ogni volta che... Però lì sotto c'è una vita. Come si ottiene? Beh, semplice, basta tipo... Oh, fuck you. Basta tipo andare di qui pian pianino e la prendete. Con l'abilità acqua è molto più facile. Ho l'abilità tornado, se non sbaglio, anche lì. È facilissimo. E lì abbiamo una stanza segreta. Cosa devo fare? Oh god. Io questo non me lo ricordo. Apri questo. Salta questo. Fai aprire questo. Fai aprire. Salta. Oh, qui bisogna aspettare. Apri. Sta per cadere, wow. Beh, grazie per la chiave. Mi piace che tipo ha fatto tutta quella fatica per portare la chiave. E alla fine lo uccido. Sbattendogli contro, poi non è che avevo usato chissà che cosa. Sono andato a sbattere contro e lui è morto. Di infarto. Ok, mi preoccupa la cosa che mancano due ingranaggi. E siamo... Il livello è già durato un sacco. E io non ho molta voglia di farmi un livello segreto a questo punto. Come non detto. Whatever. Palla di neve. Yeah. Bene. Siete pronti a del bowling. Bowling vulcanico. Tra l'altro non ha alcun senso come la palla di neve non si scioglie mentre tipo cammina sulla lava. Cioè rotola sulla lava. Non ha un cavolo di senso. Bam! Adoro la palla di neve. Beh, mi sono mancate le mega abilità. Ops, troppo presto. Posso passare? Grazie. Strike! Let's go! Bam! Dov'è il portale segreto? Sarà qui da qualche parte, no? Woohoo! Fuck. Sono atterrato nel momento sbagliato. Una palla di neve che congela un vulcano. E lo spezza. E voilà! Eccoci nel livello segreto. Io detesto fare i livelli segreti dopo non aver giocato dopo così tanto tempo, perché sono difficili. Non sono necessariamente difficili, però ti mettono un po' ansia con la parete lì che ti insegue. Ok, colpisci, scappa. Hop. Ok, potevo semplicemente farlo anche senza il blocco. Tipo così. Mi sono fatto colpire mentre cadeva. Sono il miglior giocatore di Kirby, tranquilli. È tutto calcolato. È solo per far finta che sto per, sai, no, perdere una vita. Per mettere tensione al pubblico. Però devo stare attento, che qui rischio effettivamente di creparci. Era un avviso del tipo... Ah sì, stai attento che ti schiacciano queste cose. Vediamo se posso farlo con un'andata sola. Yes!
Assorbi tutto, Kirby. Alla parete insegue. Aiuto. Spara, Kirby. Entra. Yes. Ce l'ho fatta. Abilità sonno e abilità frusta. Beh, non è che c'è molta alternativa qui. Non voglio usare l'abilità sonno perché è troppo forte. Rischierei di one-shottare Phoenix Fury 6. Ok, qui c'è il cannone qui per terra. Vediamo. Mi ricordo più o meno come si combatte, perché ne ho battuto un paio in Kirby Robobot. Fuck me. Dicevo, non so più come si combatte sto coso, quindi... Sì. Ah, scarpa Kirby. Attenzione, bam! Bam! Una cosa che mi ha insegnato, tra l'altro, Kirby Robobot, più di tutti gli altri Kirby, è... parare. È una cosa che nei Kirby solitamente non faccio, è parare. Ed è sbagliato, perché aiuta un sacco a parare. Non solo nega la maggior parte dei danni, fuck. Voilà, fatto. Ci sono andato vicino qui. Sono quasi crepato. Dicevo, parare non solo nega la maggior parte dei danni, ma non ti fa perdere le abilità. Ed è una cosa che molto spesso... non sono abituato a premere A, ok? Non ero abituato. Kirby Robobot, diciamo che mi ha un po' più abituato a farlo. E voilà! Livello 1 del mondo 7, fatto! Vediamo se ricorda ancora come si fa... 1. Salta. E... yes! I did it. E per questo episodio è tutto. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Kirby's Adventure per Wii. Pam paraparam. Parapaparaparapam paraparam. Bellissima la musica e la adoro tantissimo. Ma io adoro tutte le musiche di Kirby, quasi tutte le musiche di Kirby. Sono tutte bellissime. Beh, cosa sto qui a fare? Andiamo via. Ciao ciao!